informazioni di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. Boom di contagi in Calabria oggi, più 234 rispetto a ieri. Purtroppo c'è un'altra vittima, una donna di 73 anni, era ricoverata all'Annunziata di Cosenza. Un impero da 26 milioni di euro è stato confiscato all'imprenditore di Reggio Giuseppe Chirico per inquirenti troppo vicino alle cosche Tegano e Condello. Due anni fa la scomparsa di Massimo Marrelli, che insieme ai suoi tre operai perse tragicamente la vita, questa mattina una santa messa alla parrocchia del Sacro Cuore di Crotone. Martedì 27 ottobre 2020, bentrovati sul 18 per l'informazione regionale di Xperia TV. Salgono a 109 le vittime per il Covid in Calabria. Quest'oggi è morta all'ospedale di Cosenza, dove era ricoverata da alcune settimane una donna di 73 anni. Vediamo con l'ausilio della grafica qual è la situazione. Il bollettino della Regione Calabria circa il Covid-19. Le persone risultate positive al coronavirus ad oggi sono 4.204, ricoverati 117, rianimazione 9 persone, i guariti 1.652, i morti purtroppo 109, in isolamento ad oggi 1.967 persone, tamponi eseguiti sino a quest'oggi 262.979. Intanto un vertice con tutti i direttori generali della Regione Calabria per mettere a punto le strategie amministrative per il prossimo futuro. È quello che ha convocato questa mattina il presidente facente funzioni della Regione, Spirlì, che ha così avviato un proficuo confronto con i vari responsabili dei dipartimenti della cittadella. Nel corso del vertice è stata analizzata l'attuale situazione della Calabria, anche e soprattutto alla luce della seconda ondata della pandemia da Covid-19, e sono state messe a fuoco le strategie amministrative che caratterizzeranno i prossimi mesi. A proposito della Giunta, ieri c'è stata una riunione molto importante, diversi provvedimenti approvati. Con la delibera 320 la Giunta regionale ha approvato la proposta di riprogrammazione del POR Calabria 2014-2020 con l'obiettivo di massimizzare il contributo che la Regione potrà fornire per l'attuazione di misure specifiche atte a fronteggiare l'emergenza Covid-19. La riprogrammazione permetterà di finalizzare al meglio le risorse del POR Calabria verso iniziative preposte al contrasto dell'emergenza, nell'ambito delle quali la Regione garantirà azioni complessive pari a 500 milioni di euro. La riprogrammazione concorrerà al finanziamento di una serie di priorità. Emergenza sanitaria per complessivi 140 milioni di euro per l'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari, assunzione di personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, aree sanitarie temporanee, rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute. Istruzione e formazione. Ci sono in campo 43 milioni di euro. Attività economiche per complessivi 180 milioni di euro. Istruzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al capitale circolante, di garanzia a sostegno della moratoria dei debiti delle imprese per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati. Lavoro per complessivi 100 milioni di euro. Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione tra lavoro, formazione, cura dei minori, sviluppo del lavoro agile, indennità di tirocinio. Sociale, ci sono 35 milioni di euro, aiuti alimentari per i comuni di medie e piccole dimensioni, servizi di sostegno e cura per la persona in condizioni di fragilità aggravata dalla crisi, sostegno alle fasce sociali a rischio tramite operatori del terzo settore. Voltiamo pagina, il governo rinuncia ad una proroga del decreto Calabria. Finora la misura di carattere straordinario ha prodotto solo confusione e nessun miglioramento dei servizi assistenziali sui territori. E quanto dice il presidente dell'UDC in Consiglio regionale Giuseppe Graziano, lanciando un appello al presidente della conferenza Stato-Regioni, che poi è il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, affinché sottoponga subito la questione al ministro della Salute, Roberto Speranza. Voltiamo pagina, ci occupiamo delle province, una proposta di legge da presentare alla Regione Calabria per la modifica dell'attuale normativa di deleghe assegnate alle province a seguito della cosiddetta legge del Rio del 2014, che ha sottratto alle province gran parte delle competenze istituzionali. Con questo obiettivo oggi il presidente dell'UPI Calabria, Sergio Abramo, ha promosso un incontro. Nel corso della discussione si è convenuto sulla necessità di pervenire al più presto ad una proposta di
di legge regionali, trasferimento di deleghe dalla regione alle province. Ed ora la cronaca ci porta in riva allo Stretto, andiamo a Reggio Calabria. Beni per 26 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria all'imprenditore della grande distribuzione Giuseppe Chirico, ritenuto in stretti rapporti con le cosche Tegano e Condello del quartiere Archi. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio, presieduto dal giudice Ornella Pastore, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e del sostituto della DDA Stefano Musolino. Il decreto di confisca conferma il sequestro che la direzione distrettuale antimafia aveva disposto all'indomani dell'operazione Fata Morgana, condotta dalle Fiamme Gialle Regine, un'inchiesta che aveva portato all'arresto dell'imprenditore, le cui risultanze sono confluite nel maxi processo Gota. Secondo l'accusa, con il costante appoggio delle cosche, Chirico aveva potuto imporre lecitamente le proprie attività commerciali come la Soral, che operava anche all'interno del centro commerciale Perla dello Stretto di Villa San Giovanni. Le indagini condotte dai militari al comando del colonnello Maurizio Cintura hanno consentito di accertare la sussistenza di una significativa sproporzione tra il reddito e il patrimonio del nucleo familiare di Chirico. Secondo il GICO e i finanzieri della compagnia di Reggio Calabria, questo sarebbe stato possibile grazie ai redditi accumulati in qualità di imprenditore, espressione dell'andrangheta regina. Secondo gli inquirenti, l'intero patrimonio accumulato da Chirico sarebbe derivato da attività illecite portate avanti sotto il manto dei Tegano e dei Condello. Oltre alla società Soral e al suo complesso aziendale, il Tribunale ha confiscato anche i beni privati di Chirico e della sua famiglia. Ancora cronaca, i carabinieri di Crotone hanno seguito un'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese emessa dal GIP su richiesta della Procura nei confronti di tre persone, CE 67 anni, CG 41 anni e CV 33, accusati di tentata estorsione reiterata in concorso. Le indagini dei carabinieri di Crotone hanno permesso di raccogliere indizi circa l'intenzione dei tre di ostacolare il libero esercizio di un fondo in località Bernabò da parte dei legittimi proprietari, impedendogli l'accesso al terreno con recinzioni abusive o facendo pascolare il bestiame fino a quando non avessero ottenuto la cessione a titolo gratuito del terreno stesso di 5.000 metri quadrati. Sono trascorsi 2 anni dalla tragica scomparsa del dottor Massimo Marrelli, fondatore dell'omonimo gruppo imprenditoriale che edita anche la nostra emittente Speria TV. Questa mattina a Crotone, la parrocchia del Sacro Cuore, nel quartiere San Francesco, è stata celebrata una santa messa. 2 anni fa perdeva la vita Massimo Marrelli, medico e imprenditore, odontoiatra di fama, fondatore di un gruppo imprenditoriale che sta chiudendo il suo 42esimo anno di attività. Un chicco di grano caduto in terra che ha prodotto molto frutto, il dottore. Quando parliamo di vita, di valore della vita, dovremmo rileggere 1000 volte questo passo del Vangelo, scrive Mauro Leonardi, un prete scrittore. La vita umana è dono nella misura in cui è donata, è dono nella misura in cui davvero è affidata a Dio e non a una ideologia di alcun tipo. È vita quando è specchio dell'amore e offre amore, come ha fatto Gesù, testimoniando il cuore del Padre e facendo la sua volontà per la salvezza del mondo. Don Stefano Cambria, che oggi ha officiato la messa in memoria del Doc, ha saputo raccontare la vita di Massimo Marrelli, i suoi insegnamenti, il suo lascito morale. In 2 anni di assenza è stato proprio il suo ricordo a spingere 400 donne e uomini a prefigurare un futuro di crescita. Guidati da Antonella Stasi, compagna di vita e di impresa, Calabro Dental, Tecnologica, Marrelli Hospital, l'azienda agricola, gli strumenti della divulgazione, sono cresciuti ancora, pur tra 1000 difficoltà. Quelle difficoltà che negli ultimi anni avevano provocato tante delusioni nell'uomo, ma nessuna di esse è riuscita infine ad intaccare la sua forza morale, il suo credo, le sue certezze, i suoi sogni. Se manca Massimo Marrelli, certo che manca, alla sua famiglia, ai suoi amici più cari, ai collaboratori, ai colleghi odontoiatri, ma soprattutto manca a Crotone, la città che gli ha dato i natali e alla quale ha dedicato la sua vita professionale. Avrebbe dovuto ascoltarlo con più attenzione, Crotone, riflettere sulle sue esternazioni, scendere in campo con più forza per difendere i propri diritti. Se vuole, c'è ancora tempo, c'è sempre tempo per seguire quel chicco di grano che, cadendo in terra, ha saputo produrre molto frutto. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo domani alle 13:45, arrivederci.